Growlers City, buongiorno! Io sono Matt e sono un orso polare! Ho ho ho! Come va? Beh, non vi ho sentiti fare growl, il verso dell'orso polare! Non siete capaci? Oh no! Siete capaci a fare il verso del lupo? Proviamo. Arru! Al verso della tigre? Ra! Al verso dell'orso è ancora più facile. Growl! Va bene, adesso io vi saluto di nuovo e voi fate un bel verso dell'orso polare, va bene? Dai, proviamo, eh? Growler City! Buongiorno! Growl! Ok. Io sono Matt e sono qui nella mia grotta, nella mia tana dell'orso per fare dei bellissimi lavori con voi! Yeah! Volete vedere la mia grotta? Guardate, eccola qua. Questo è il nostro tavolo di pietra. E lui è il mio assistente Rick. Buongiorno Orsetti! Io sono Rick. Oggi faremo la turbocannuccia, vero? Oggi andremo a realizzare un aereo fatto con una cannuccia e due pezzi di carta. Non ci credete? Adesso andiamo ai materiali. I materiali che dovete procurarvi per questo progetto sono un paio di forbici, un foglio di carta. Poi abbiamo lo scotch e in ultimo vi servirà un po' di colla. E naturalmente anche la cannuccia, senza se no non si potrebbe fare la turbocannuccia. Bene, possiamo passare alla realizzazione del progetto. Seguite ogni passaggio e se vi capita di perdervi, tornate indietro, mettete in pausa, ok? Dai Rick, andiamo avanti con la nostra... Come si chiama? Tutorial! Ok, allora per questo progetto ci servirà una cannuccia, una striscia più lunga e una striscia più corta. Adesso andiamo a prendere una striscia un po' più lunga e poi andiamo a farci una striscia un po' più corta. Ok. E andiamo a mettere la colla proprio nel punto di giunzione. Voilà. E questo sarà il nostro primo anellino. Andremo poi a fare il secondo. E poi andiamo a spacchettare la nostra bella cannuccia. Per questa seconda fase non ci servirà più la colla, quindi la metto via, ma andremo a prendere due pezzi di scotch, uno già qualche casino, ecco. Uno qua. Fare i salti mortali, vabbè. Ecco fatto. E due. Questi andranno a fissare questi nostri due cerchietti proprio qui. Io consiglio di mettere la parte dove abbiamo incollato, quindi la parte di giunzione, verso il basso, così che il peso resterà verso il basso, poi vedrete perché. Abbiamo questo.
voilà, e dovete trovarvi una cosa del genere. Vedete, la cosa importante è allineare i due cerchi, quindi il cerchietto piccolo andrà davanti mentre l'altro grosso andrà dietro. Questo servirà per regolare un pochettino il lancio, perché adesso andremo a vedere il lancio e scopriremo proprio se il nostro velivolo vola dritto oppure no. Se non vola dritto, allora bisognerà inclinare un pochettino queste come si chiamano? Queste molle, ok? Molle, sicuro, si chiamano proprio molle queste, un famoso molla. Ma se non avete le cannucce, potete usare del cartoncino! Andiamo a vedere! Vi basterà prendere del cartoncino e piegare quattro strisce da più o meno un centimetro l'una, un centimetro e mezzo, dal lato lungo del foglio. Quindi se per caso, questo per dire è un foglio, vedete più o meno da questo lato qua. Questa è un po' più corta, ma non importa. Poi piegate 1, 2 e 3, aprite, mettete la colla proprio su uno di questi lati. Ok, così. Adesso lasciate che si richiuda il tutto. Se non avete la colla potete usare anche lo scotch, non importa. Ok, e questo farà il ruolo della cannuccia, l'asse centrale del nostro velivolo, a cui poi andremo ad applicare i due anelli di bilanciamento. Così. Sempre in asse, ok, lasciare poi che asciughino. Io ho preferito mettere la parte dove ho incollato sotto, penso sia la scelta migliore in questo caso. Voilà, e questo è la parte cartacea, la versione cartacea di questo, ma ce ne sono anche altre versioni, come per esempio la versione a doppio anello di bilanciamento, vedete? Anche questa è da sperimentare, potete provarla. Semplicemente lo scotch in questo caso l'ho messo sotto e i due anelli li ho incollati insieme prima di fissarli sulla cannuccia. Funziona anche altrettanto bene con questo modello, con quello con la carta. E gli anelli, a dirvi la verità, funzionano meglio col cartoncino perché sono un po' più resistenti, invece questi, dopo che hanno effettuato un po' di voli, inizieranno a perdere un po' della loro freschezza e anche della loro forma, quindi sono un po' più deformabili, quindi anche le direzioni che prendono non saranno più così tanto controllabili. Voilà, ma andiamo poi a provarli fuori, ma prima vi voglio far vedere una sorpresa. Siete pronti? Ok, ed ecco qui la nostra sorpresa, ovvero un aeromodello in versione gigante. Non vedo l'ora di provarlo all'aperto. Dai, andiamo tutti fuori a provare questo e gli altri modelli. Beh, sta riprendendo? Bene. We'll be right back.
Orsetti, vi sono piaciuti i lanci? Fantastico! Per oggi è finita la puntata, ma possiamo vederci quando volete. Alla prossima e ricordatevi il verso dell'orso! Growl! Bene, allora avete visto questi bellissimi modelli, spero vi siano piaciuti. Se volete continuare a seguirci e qual è stato il vostro modello preferito? Secondo me quello che volava di più di tutti infatti era quello col cartoncino nero, perché alla fine si è dimostrato quello che volava meglio, insomma. Dai, allora ragazzi e ragazze, bambine, genitori e genitrici, si dice così,